La morte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli a 65 anni ha provocato il dolore e lo sgomento di tutti in Italia e in Europa, era apprezzato ovunque. All'Aquila le manifestazioni di affetto alla famiglia e di cordoglio sono state moltissime, visto il suo legame strettissimo con il territorio e con la frazione di Paganica in particolare. La moglie, l'architetto Alessandra Vittorini, figlia del noto urbanista Marcello, è aquilana e dal 2015, prima del trasferimento a Roma, è stata a capo della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Aquila. Giornalista professionista, la sua è stata una vita tra giornalismo e impegno politico, garbato mai sopra le righe, uomo colto di visione e saldi principi. Dopo il sisma del 2009, in un'iniziativa unica, allora era europarlamentare, partecipò al Consiglio Comunale dell'Aquila convocato a Bruxelles per parlare di zona franca e ancora nel 2014 fu in città per la perdonanza, ma le sue visite private non si contano. Presidente del Parlamento europeo, dal luglio del 2019 era riuscito a superare una brutta polmonite da legionella ed aveva continuato a lavorare, ma poi l'annullamento di tutti i suoi impegni per un ricovero a Pordenone dal 26 dicembre e poi la morte questa notte comunicata dal suo portavoce a causa di complicanze dovute a una disfunzione del sistema immunitario. Con il suo stile e il suo garbo solito non aveva mai inteso replicare alle stupidaggini scritte da qualcuno dopo la sua malattia. I messaggi di cordoglio sono stati tantissimi, dal premier Draghi ad altri politici e giornalisti, ma anche da esponenti politici locali. Subito dopo, quando è stato eletto parlamentare europeo, venne subito all'Aquila, girò le tendopoli, pranzammo insieme con i terremotati, lo ricordo come fosse adesso. E poi dopo, in tante iniziative, e lo ricordo alla inaugurazione e all'installazione della pietra d'inciampo in Piazza Duomo, in tanti eventi, in tante manifestazioni vicini a lui e lui vicino a noi sempre. Festeggiai quando fu eletto presidente del Parlamento europeo e anche lui ci è stato vicino in tutte le nostre battaglie, soprattutto quella delle tasse sospese che avremmo dovuto restituire e che anche grazie a lui con il ministro Amendola siamo riusciti a sventare. Con la scomparsa di David Sassoli, l'Abruzzo perde un amico che aveva trovato nella nostra terra la gioia familiare. L'Italia intera perde un uomo che aveva onorato il paese nelle più alte istituzioni europee. Queste le parole del presidente della regione, Marco Marsilio. Fu tra coloro, ricorda invece il sindaco Pierluigi Biondi, che raccolsero l'invito delle istituzioni locali a farsi parte diligente per la risoluzione del problema della restituzione tasse per le aziende del cratere. Mancherà molto al nostro paese e all'Europa, di cui era autorevole rappresentante e convinto sostenitore, lo ricorda così il commissario Giovanni Legnini. David si è sempre distinto come persona gentile, colta e disponibile, con un grande senso delle istituzioni e per il suo fortissimo impegno durante la pandemia e nella difficile ma fondamentale costruzione europea. Impossibile elencare tutti i messaggi di cordoglio, sono stati tantissimi. Una personalità ben voluta da tutti, che ha saputo portare avanti anche tante battaglie sociali e politiche.